Oroscopo della settimana di Paolo Fox a Mezzogiorno in famiglia. Paolo Fox, oroscopo settimanale, la classifica a Mezzogiorno in famiglia. Ecco anche questa domenica, 8 ottobre 2017, le previsioni settimanali dell'oroscopo di Paolo Fox a Mezzogiorno in famiglia, con la classifica dei segni, rese note in diretta nell'appuntamento odierno con Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia. Al dodicesimo posto il segno del Sagittario. Alcuni aspettano chiamate che non arrivano o ci sono progetti che non funzionano. Periodo di scarse conferme questo. Cambiamenti in arrivo dalla seconda metà di ottobre. Lunedì e martedì giornate un po' agitate. Undicesima posizione per il segno dell'Acquario. Ci sono situazioni da sistemare. Condizione un po' strana ultimamente. In questi giorni, specie venerdì 13 e sabato 14, attenzione sia nel lavoro che nei rapporti con gli altri. Pazienza in vista di un futuro interessante. In tutte le scelte che si fanno in questo periodo le idee non sono chiare. Mercoledì e giovedì le giornate più faticose. Buon transito di Mercurio. Al nono posto il segno del Leone. Segno un po' ridotto ultimamente. Possibili interessi verso persone nuove. Nella seconda metà del mese di ottobre maggiori possibilità. Venerdì e sabato non sottovalutare le situazioni che nascono. Mezzogiorno in famiglia, l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, 8 ottobre. All'ottavo posto della classifica delle previsioni settimanali dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 8 ottobre, a mezzogiorno in famiglia, il segno dei Gemelli. Segno che è stato molto provato negli ultimi due anni da spese. Meno tensione di Saturno ora. Si risolvono inoltre alcuni problemi di blocco. Venerdì e sabato giornate utili per recuperare l'amore. Nella seconda metà di ottobre i single potrebbero ripensarci ed avere voglia di amore. Nei prossimi mesi situazioni particolari da affrontare. Attenzione alle questioni legali. Al sesto posto della classifica il segno del Capricorno. Anche i Capricorno più forti possono vivere momenti di confusione. Alcune persone cercano di sistemare i danni provocati da altri. Le giornate migliori quelle comprese tra venerdì e domenica. Domenica 15, in particolare, grande cielo. Periodo di buon successo personale. Ariete in quinta posizione. Capacità di vedere finalmente il futuro in modo diverso. Tutto ciò che nasce in questo periodo è importante. Mercoledì e giovedì giornate nervose. Oroscopo Paolo Fox, classifica della settimana a mezzogiorno in famiglia. Vergine quarta nella classifica delle previsioni della settimana di Paolo Fox, con l'oroscopo di oggi, 8 ottobre 2017, a mezzogiorno in famiglia. Alcune persone stanno vivendo una grande positività. Questo è l'anno dei cambiamenti. Contare sulla giornata di domenica 15, ma fare attenzione a piccole dispute con parenti lontani. L'amore in questi giorni per chi lo cerca è importante. Terzo sul podio il Cancro. Momento particolare, bel Giove da martedì e possibili belle notizie nel lavoro, anche se è faticoso. Tra mercoledì e giovedì può arrivare una grande notizia. Al secondo posto il segno dei Pesci. Grandi capacità di azione per questo segno. Tra fine settembre e inizio ottobre che è stato un periodo pesante. Lunedì e martedì ancora un po' di tensione, ma da mercoledì tutto andrà meglio. Al primo posto lo Scorpione.
Giove nel segno martedì 10, che non risolve tutti i problemi ma qualcosa può cambiare. Nuove possibili iniziative in arrivo sia nel lavoro che in amore. Un po' di calo fisico venerdì e sabato.